Illuminiamo il futuro dei bambini in Italia. In Italia 1 milione di bambini vive in povertà assoluta, senza possibilità di costruirsi un domani. L'educazione può illuminare il loro futuro. I punti luce sono spazi ad alta densità educativa che sorgono in quartieri svantaggiati delle città. All'interno di questi spazi, i bambini e le famiglie potranno costruire diverse attività. Sostengono lo studio, laboratori artistici e musicali, gioco e attività motorie, promozione della lettura, accesso alle nuove tecnologie, educazione alla genitorialità, consulenze pedagogiche, pediatriche e legali. I punti luce arti di Calabria sono a Gioiosa, Ionica e Scalera. Terremotati ad Amatrice. Presenti in aiuto dei minori rimasti orfani. Con la campagna fino all'ultimo bambino, Safe vuole salvare i minori da qualsiasi tipo di violenza. Collabora con la Guardia Costiera per fare l'invito. Civico Zero è realizzato nelle città di Roma, Milano e Torino. Fornisce supporto, orientamento ai minori migranti, coloro che si trovano in situazioni di marginalità sociale, devianza, sfruttamento e abuso. Vari sono gli interventi nel mondo: Lesbo in Grecia, in Mozambico e in Sudan. Cesare Bocci in Mozambico. Stiamo andando nel villaggio di Palamala, dove incontreremo l'unità sanitaria mobile, che è sostenuta da 16 inter, sta facendo controllo e cura della salute dei bambini. L'anno scorso, come abbiamo detto, la situazione era molto difficile, ma quest'anno purtroppo è peggiorata, perché il bambino è stato colpito da una fortissima siccità che ha causato la perdita dei raccolti e di conseguenza. Docenti che hanno realizzato il progetto, ovvero sia la professoressa Gama, la professoressa Sergi, la professoressa Ossia, gentilmente possono venire qui, perché io ne avevamo parlato certamente, ma non sapevo che avessimo, mi sia consentito dire, prego, un punto luce, perché questi ragazzi, senza dubbio, con la loro attività e con il loro progetto, per noi, per me, prego, professoressa Ossia, venga qui, costituiscono un punto luce. Nel momento in cui si riesce a sensibilizzare gli altri su un'emergenza, nel momento in cui si riesce a trasmettere questi valori, il punto luce c'è, e c'è pure da noi, lo posso dire, professoresse? E poi un'altra cosa, un tiro mancino al mio amico Zizza, che naturalmente è qui in veste non ufficiale, però è genitore e anche rappresentante in questa sede dell'ADP, lo siamo un attimo vicino a noi. Mi permetto di dare l'amicizia, non l'avrei fatta se non
una grande amicizia fra me e il dottor Zizza, il quale non è voluto in prima fila, questo contraddistingue la sua discrezione, però proprio perché è così discreto, diamogli un attimino perché se lo merita proprio, sempre vicino alla scuola. Grazie dottore. Grazie. Complimenti ai docenti, i punti luce, è bello che mi onoro anche di conoscere l'altro punto luce di Gioiosa Ionica, e per cui sono stato poco tempo fa proprio Gioiosa per proprio questa manifestazione di Santo Cipro. I ragazzi devono essere salvaguardati, i ragazzi devono essere aiutati, qualsiasi tipo di ragazzo. Là abbiamo visto per quanto riguarda i terremotati, abbiamo visto i ragazzi che arrivano come profughi, però anche i nostri ragazzi devono essere salvaguardati, e i primi a salvaguardarli siamo noi genitori e poi logicamente anche la scuola. I docenti hanno fatto un ottimo lavoro, i ragazzi cresceranno con questo impegno e l'ufficio non fa altro che progettare e dare consensi a vari progetti. Complimenti di nuovo e grazie.